Bianca da sinistra verso destra, e nel frattempo c'è il gol subito in avvio, segnato all'Old Glorious, che fa 1-0. Si sblocca subito il match che è iniziato con molto ritardo, è stato in dubbio se rinviarlo o meno. E poi per l'Old Glorious con Battisti, che può andare al limite, fa partire il traversone in mezzo per l'Old Glorious, il numero 10 Campanella fa 2-0 con un gran gol di prima intenzione verso la porta. Prova adesso l'Alba Roma, riconquista la sfera l'Old Glorious, sempre con Battisti, che allarga il gioco ancora per Campanella. Incredibile, destro fulminante del 10, che fa 3-0, pochi minuti. Ancora in avanti. Ci prova l'Alba Roma. Sinistra 17, parte il tiro a giro. Grande intervento del portiere, che dice no. Roma. Poi Battisti, spalle alla porta, si gira benissimo, serve un compagno dall'altra parte, c'è spazio quindi l'Old Glorious, se la porta sul sinistro, poi attenzione, Battisti spreca clamorosamente il gol che avrebbe tagliato le gambe all'Alba Roma. Ci prova poi ancora, con un gran gol dopo una gran botta, De Angelis, se non vado errato, porta i suoi sul 4-0. Ancora Old Glorious con Campanella, che gira per Battisti, ha segnato lui poco fa, non De Angelis. Battisti a spazio, se la porta ancora sul destro, fa partire il tiro, segna un altro gol grandioso ed è 5-0 davanti l'Old Glorious con Battisti, che vuole il fondo, rientra sul destro, serve Campanella che c'ha spazio, può calciare a giro e probabilmente fa il gol più bello della partita. Campanella 6-0 per l'Old Glorious. Spazio, parte addirittura il tiro, portiere attento, pallone poi che filtra, Battisti ancora al tu per tu, segna un altro gol ed è 7-0. E arriva il triplice fischio del direttore di gara, che manda tutti sotto la doccia. L'Old Glorious batte 7-0 l'Albaro.